La puntata di ieri sera del Grande Fratello non è stata affatto semplice per Luca Giglioli. Il ragazzo non ha potuto riabbracciare la sua Giulia Bruschi, si trova attualmente in Tugurio, a causa di un gioco organizzato dal reality di Canale 5, secondo cui gli inquilini rimasti in casa avrebbero dovuto scegliere chi far ricongiungere con Shaila o Giglio tra Lorenzo e Giulia. Essendo arrivati in parità, 4 Shaila e 4 Giglio, il programma ha deciso di non far riunire nessuna delle due coppie. Come se non bastasse, il GF non se l'è poi presa con Elena Prestes che, durante il gioco, ha spiazzato tutti scegliendo di non far rientrare nella casa più spiata d'Italia Giulia ma Lorenzo, spiegando che non le sono piaciuti alcuni atteggiamenti di lei e di Luca Giglioli. La sua scelta è apparsa al ragazzo un po' falsa in quanto, secondo la logica, avrebbe dovuto fare il nome del modello milanese, non andandoci più d'accordo e soffrendo per lui. Grande Fratello, amaro sfogo per Luca Giglioli. Per questi motivi, dopo la diretta, Luca si è prima scagliato contro Elena Prestes condannando il suo comportamento e in un secondo momento, si è lasciato andare ad un lungo sfogo. Ecco le sue parole. No basta, io non ci sto più. E sto nel mio e non va bene, mi espongo e non vengo considerato. Parlo e mi tolgono la parola, dico la mia e non va bene. Poi quella riceve le sorprese, arriva l'amica ed è contenta, poi viene eletta preferita. Può nominarmi e io non posso nominarla, devo nominare Federica che non c'entra nulla. Le cose cambiano e la verità verrà a galla, ma quando? Non parlo e non va bene, creo qualcosa qui dentro e me la tolgono. Chi sono io allora? Perché non fanno vedere la verità? Io devo fare buon viso a cattivo gioco? Allora sarei falso e non lo sono. E poi Luca mi nomina. Vuole farmi del bene? Mi fa inca asterisco 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 re ancora di più. Ora piango tutta la settimana, forse allora verrò considerato. Che si faccia ica asterisco asterisco isuoi adesso.